Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplayed. Oggi siamo su Cold Canyon, un gioco che trovate su Steam in italiano a 15 euro, uscito mi pare 16 di giugno, non è in early access, è un roguelike con grafica veramente molto minimal, come vedete, come vi ho già detto in italiano, e siamo proprio all'inizio del gioco. Quindi lo stiamo giocando con il tasto, con la E, con un WASD, insomma, R per ricaricare la Colt. Io credo si presti molto bene anche per il pad, soprattutto per il pad. E però, vabbè, andiamo a provarlo. Riesci a colpire quei vasi? Vediamo un po' se riusciamo a colpirli. Allora, spari. Cioè, in pratica. Qua diamo il colpo. Con il tasto sinistro spariamo. Siamo veramente dei cani a sparare. Ok, non conta il mirino, ma dove stiamo indirizzando. Ho sentito una voce. Che bell'arma che hai lì. Voglio farli soffrire. Ok, mi hanno fatto fare una brutta fine, però in realtà questo credo sia voluto. Oh no, i banditi hanno messo ti hanno messo al tappeto e rapito il tuo partner. Fai qualcosa. Ecco, questo è il leitmotiv di tutto il gioco, lo scopo che dobbiamo fare. Hanno lasciato qui una delle loro armi. Raccoglila. Tanto puoi portare due armi. Ok, possiamo scambiare le armi equipaggiate col tasto Q, quindi abbiamo il fucile. Ok. Ora andiamo a provare anche lo stealth. Si inizia proprio così, senza troppe emozioni. In alto a sinistra vediamo l'arma che abbiamo, le due armi che abbiamo con i colpi. In questo caso ne abbiamo alcuni caricati, ne abbiamo 6 dentro il tamburo, ma poi basta. Stai attento ai banditi, non hai munizioni, rimani nascosto, puoi distruggere molti ostacoli, ma puoi anche superarli passandoci in mezzo. Ok, l'abbiamo fatto. Ok, ci muoviamo nell'erba alta. C'è un bandito, eliminalo con un attacco furtivo. Usa una schivata in salto, spazio, per avvicinarti e attaccalo col tasto sinistro o col tasto E, che è la stessa cosa. Con questo invece facciamo il salto. Ok, cioè, dai, ci proviamo. Allora, ma non posso uscire di qua, perché no? Ho anche sparato un colpo, vabbè. Praticamente facciamo la schivata e poi attacchiamo. Bello, interessante, carino. Distruggere piccole casse, avvicinate i nemici velocemente. Ho sparato anche un colpo? No, mi pare di no. E vediamo anche la vita. Abbiamo recuperato 3 proiettili. Dirigiti a est per lanciarti nel tentativo di salvataggio. Ne hai di strada da fare. Ok, stiamo anche lasciando sangue in giro, ma va bene. Ora il mondo viene generato e siamo a livello 1-1. Ricarica la tua arma di qua, forza, aiuta il tuo padre. Allora, sono 15 euro che per un appassionato di roguelike, soprattutto in italiano, perché si lamenta sempre che i giochi non sono in italiano, questo è completamente in italiano. Di qua c'è qualcuno, vediamo un po' se riusciamo a ricarica. Ah no, devono riempirsi di giallo, quindi abbiamo solo 3 colpi. Ok, adesso. Ok, ho dovuto sparargli. Molto bella questa cosa, proprio dell'impatto dell'arma. Ok, ho preso 2 colpi, fantastico. Dovresti trovare altre munizioni, distruggi le casse e raccogli il bottino. Ok, preferisco col tasto destro del mouse piuttosto che con la E. Ricarico. 2 colpi, vediamo se col fucile abbiamo dei colpi. No, non abbiamo niente. Sì, io sto sanguinando copiosamente, però vabbè, prima o poi il sangue finirà. E quello lì? Basterà un colpo per ucciderlo? No. Eccoli. Nuovo personaggio sbloccato. Ok, sono morto. Ho raggiunto livello 1-1, l'1,5% del gioco. Nessuna miglioria. Ho ucciso 2 nemici. Ho subito un danno. Innocenti 0. Perché mi ricordo un gioco con grafica molto simile dove. Però cavoli, non mi ricordo qual è il nome. Era in inglese. E a un certo punto arrivavo. C'era lo zio. E mi è partito un colpo. Ho ucciso lo zio. In pratica sono andato avanti con la storia con lo zio che era morto. Va bene. Siamo ripartiti da qui. Abbiamo preso dei colpi. Anche c'è una cassa. Qualcosa. 3 colpi. Fantastico. Non abbiamo il fucile. Però abbiamo i colpi qua. Allora, vediamo un attimo se. Ok, questo l'ho ucciso, mi sono preso 2 colpi. La vita siamo a posto.
Continuo a rotolare adesso. Io voglio vedere se riesco a... Ok. Molto bene. Ho ucciso tutti senza sparare un colpo. Però adesso è già tutto diverso perché ci sono quei tizi là in fondo. Ok. Ma quanta gente è? La ricarica. Beh, ho preso un po' di colpi. Ho preso colpi anche per il fucile. Peccato che il fucile io non ce l'ho. Ho due pistole però. Ricarico e ricarico. Bene, abbiamo due pistole. Una mi sembra proprio quella più... fa più danno. Cavalli? Si può fare qualcosa? Ah, li posso far fuggire. Non c'è modo di usarli. No, 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 no. Evidentemente no. Allora. Volevo provare anche il menu. Stiamo andando verso est, quindi a scorrimento orizzontale. L'erba alta è sempre comoda. Per non farmi vedere. Io salto e colpisco. E che cacchio, mi ha legato. Sono legato. Devo ricaricare la pistola, giustamente. Beh, ma scusate. Ok. No, stavo semplicemente colpendo, ok, no. non avevo finito i colpi, stavo semplicemente premendo il tasto sbagliato. Quello è armato, ho sparato al carretto, però adesso è morto. Bellino che comunque vanno giù con un colpo se colpiti bene. Adesso qua c'è una cassa. Scusi, signor contadino, io non voglio ucciderla, però le libererei il cavallo, però. Dovresti ricaricare. Ho preso anche delle frecce, quindi si possono prendere anche degli archi, immagino, per far silenzio. Oh, mi scusi, eh. Aia! Con la rastrello fa un botto di danno, sto qua. Ok. Vabbè, altro proiettile per il fucile. Questo è armato, quindi direi che... Mamma mia. Sì, ma se sparo al sasso davanti... Ok. Hai trovato della dinamite, usala con G o il tasto centrale del mouse, interrompe... Ok, della dinamite. Dinamite... Oh. Ok. E quello? Era un innocente. Eh sì. Mi scusi, mi spiace. Vabbè. È figo! Non è il gioco della vita, quello sicuramente, ma nessuno ha mai preteso che lo fosse. Ma è divertente. Scusi. Scusi, eh. Ma io voglio capire, ma se prendessi l'arma non posso. Cioè, vorrei cambiare l'arma, ma non si può. Vabbè, siamo arrivati a livello 1-2. Incredibile. L'imboscata. E poi ricordatevi che se vuoi uccidere un uomo devi colpirlo al cuore. Voglio... seconda pistola con solo 4 colpi, ma... No, non fa un minimo di danno. Quindi torno all'altra, la carico. Adesso siamo quasi morti. Ricarica, munizioni finite. Niente, abbiamo pochi colpi ancora. Alla faccia. Come facciamo qua? Eccolo lì. Le nostre... No, non eravamo neanche a livello 1-2. Però siamo stati uccisi. Sono disponibili altri personaggi giocabili. Quindi ne proviamo ancora una di run. Con un altro personaggio. Obiettivi. Uccidi il boss. Ma ce ne sono tantissimi di obiettivi. Trova 5 più compagni che ti seguono. Quindi diventa anche una cosa bello. Tempo di gioco, va bene. Tempo nel canyon, va bene. Vediamo se possiamo scegliere un altro personaggio. Abbiamo pistolero comune, non toglie mai il cappello. Ne abbiamo anche un bel po'. Questo è pesante, lento ma forte, un po' burbero. Cioè, in sintesi, questo è Terence Hill, questo è Bud Spencer. Questo che ha l'arco, questo che è un cecchino, una sorta di cecchino, dinamite, pistola. Beh, ce ne sono tanti però, eh.
Sì, più forte, quindi probabilmente fa più danno quando va a colpire corpo a corpo, immagino anche. Va bene, vediamo. E ha anche questo bel fucile con solo 6 colpi, quindi andiamo a vedere. Ovviamente non butto via colpi per niente. Distruggiamo le casse, prendiamo proiettili. Ma si può andare in due direzioni? Beh, oddio, fin quando non... Ok, freccia una, ok. Fin quando non hanno armi, io li attaccherei corpo a corpo. La maneggevolezza del personaggio è rimasta praticamente la stessa. Non noto però, in teoria dovrei fare molto più danno corpo a corpo. Quello è sempre il rastrello, quindi si li uccido con un colpo. Mannaggia. Quasi sempre. Ok. Abbiamo anche molta più vita però. Pistola base, prendo. No, fucile a pallini. Ah, non posso avere due armi? Scusami, allora, pistola base, la prendo. Ok. Sì, pistola base, carico. Che ho 21 colpi, quindi direi che... Carico. Fucile, un colpo solo. Tengo il fucile che vediamo un attimo che cosa succede passando nel fuoco. Aia, ci si fa male, molto male. Sì, va bene, va bene, va bene. Ho perso praticamente due cuori e mezzo in modo completamente idiota, ma io tutte le minchiate le devo provare. Si possono uccidere i conigli, sì. Scusi lei. Perdoni, ma... Hai trovato un po' di... Mi sono curato, sì, di qualcosina, sì. Sì, ma non voglio sprecare colpi, adesso vado nel campo di grano e tendo un'imboscata. Vediamo cosa c'è oltre. C'è un contadino che non mi ha visto perché sono completamente nascosto in stealth. Vediamo. Colpo furtivo. Lui ha sentito qualcosa, è uscito il punto di domanda. Aia, mi ha fatto malissimo. Ricarica. Sì, beh, direi che dà una discreta soddisfazione quest'arma qua. Bella anche la musica. Ti prego, aiutami. Salva questo prigioniero e sblocca una miglioria. Dica, aiuto. Ottieni miglioria. Aiuta, che cosa ho fatto? Fammi combattere con te. Figata. Compagno, incendiario, munizioni max, tieniti gratis. Compagno. Ok, mi seguirà. Quindi potevo scegliere un bonus. Oppure il combattimento insieme a me. E io ho scelto questo. Andiamo, 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 andiamo. E questo? Scusi? Ma... Ah, mi ha catturato proprio. Sì, però mi dia una mano. Dovresti trovare un'arma per il tuo compagno. E avvicina... Ok, gli do questa. Tieni, dai arma. Tieni la pistola. Perfetto. Ma è eccezionale. Cioè, sembrava veramente già finito prima, ma in realtà no. Mamma mia, ma è bellissimo! Adesso, occhio, che arriva quello lì. Ti ho preso col lazzo, ma io ti sistemo. Ok, non posso fargli male io però al mio compagno, giusto? Bravo! Ok, prendiamo munizioni. Adesso questi qua li sistemiamo. No, sono... Per dare ordini, F cura. Vediamo un po'. Ricarica. Io premo F. Ah, gli posso dire dove andare. Fare la guardia oppure tengo premuto e gli dico dove andare. Andiamo, andiamo, andiamo. Vieni, vieni, vieni che andiamo. Andiamo a livello dopo. Mamma mia, ma è bellissimo. Mi sa che l'ho lasciato indietro. No, ok, sta già facendo qualcosa. Ma non buttare colpi, a meno che non li abbia infiniti lui, ma... Dinamite, ok, quindi ci giochiamo anche la dinamite. Questo? Ok, dai, dai, che stiamo asfaltando il mondo. Dovresti ricaricare, si ricarica. Bravo.
Ok, c'è una cosa di dinamite. Dinamite. Eh beh. Ma è bellissimo. Aia, aia, aia. Ricarica. Se mi deste una mano. Mamma mia, quello lì è mezzo cuore di vita. Bravissimo. Il compagno è veramente un valore aggiunto, calcolando che il mondo è anche procedurale, insomma è casuale. Quindi abbiamo giocato la terza partita in modo completamente diverso dalle prime due. Ora, scusi, è lei. Ah, sta uscendo, perfetto, adesso la sistemiamo noi. Scusi se mi desse una... cortesemente, grazie. C'è uno di là, ma non andiamo a impegolarci in cose che non possiamo gestire. Continuiamo verso est. Oddio, quello. Ok, non è più un nostro problema. Questi. Oddio. Scusi, Ricarico. Ricarico. Continua a sparare la staccionata. Ricarico, poche munizioni. Ho sparato al cavallo e sono morto. Ho sbloccato però un nuovo personaggio. Non so perché. Prossimo livello. Arrivati al livello 1-2 questa volta. Quindi siamo andati un po' più avanti. Abbiamo sbloccato un altro personaggio. Vediamo che cosa abbiamo sbloccato. Anche questa. Aquila. Macchia Aquila May. Ok. Interessante. Questo, ragazzi, è Colt Canyon. Veramente, per farci una live sarebbe anche il gioco ideale. Perché è un altro indie veramente molto bello. In questo periodo in cui non sta uscendo molto di interessante, questo io devo dire che mi ha sorpreso. Uno dei pochi giochi che mi aspettavo di portare e mostrare così, una blind run in cui comunque si faceva sempre la stessa cosa. Questa cosa invece di prendere i compagni, scegliere se avere un bonus o portarli con sé, veramente mi ha sorpreso. Anche la quantità di personaggi, la quantità di armi, è veramente molto interessante. 14,99, se siete degli appassionati li può anche valere, assolutamente, perché ho fatto bene, l'avete visto. Ovvio, qualora scendesse anche solo di 2 euro da 14,99 è da prendere. Per il resto, secondo me è una cosa che va in base ai gusti che avete voi. Il gioco è uscito in 1.0.1, mi pare, quindi non è in Early Access, è già in italiano. Che direvi altro? Fatemi sapere che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao.